for Jordan. Appena comincia la diretta, io la metto sul mio e poi la mando in giro a un po' di gruppi. Quindi, ma, e Roberto siamo già online. Grazie a tutti e a voi. Vediamo se riesco a fare il cross sharing. È strano, è cambiato tutto. Allora, grazie a Riccardo Petrella di aver accettato ancora una volta l'invito a un incontro con noi, Transform, e insieme a lui abbiamo promosso un'iniziativa Move Up 21 in occasione del G20 che si tiene in Italia, e per introdurre questo argomento io darei subito la parola a Roberto Musacchio, che con noi sta seguendo questa iniziativa, e poi passare direttamente la parola a Paolo, a Riccardo. Grazie ancora, Roberto Musacchio. Sì, buonasera a tutti e a tutti. Ciao Riccardo, ciao Rosa, ciao Roberti, siamo al plurale. Brevissimamente, perché questo lavoro lo stiamo facendo già da diversi mesi. Prima abbiamo visto che in Italia si sarebbe svolto questo G20, che sarebbe G8 allargato, per capirci, insomma, è il vecchio G8 che ci ricordiamo bene, anche perché tra poco saremo a 20 anni da Genova e da quel movimento che ha contestato queste forme oligarchiche di gestione del mondo, e loro, per cercare di essere meno oligarchici, che cosa fanno? Passano da 8 a 20, ma sostanzialmente rimane questa visione per cui il mondo va comandato secondo gli interessi delle grandi forze economiche, delle multinazionali e dei potenti. Noi 6 miliardi, si diceva ai tempi di Genova, adesso siamo un po' aumentati, 7 miliardi e qualche cosa, loro sono diventati 20. E quindi siamo in una tradizione importante di contestazione di una forma oligarchica di gestione del mondo, mentre questa forma oligarchica è diventata sempre più oppressiva, opprimente. Lo stiamo vedendo con la questione fondamentale che andiamo a affrontare anche oggi, che è quella del rapporto tra la pandemia e la proprietà privata dei brevetti sui vaccini, che è un po' il tema centrale che vogliamo affrontare. Perché il G8 si svolgerà durante tutto quest'anno in Italia, c'ha un titolo ambizioso, G20, si chiama Pianeta, Prosperità e Popoli, e infatti noi, per contrastare questa visione, abbiamo definito la nostra mobilitazione Move Up, ma poi No Profit on People and Planet, cioè non si facciano profitti sui popoli e sul pianeta, anche seguendo la lotta che stiamo facendo contro il profitto sui brevetti. Ci saranno iniziative dei ministri del G20 un po' in numerose città italiane, da Venezia. Dopo di noi ci sarà una diretta da Venezia del comitato che si è formato a Venezia rispetto a proprio al G20, e poi ci saranno a Napoli, Messina, Basilicata, diverse parti. Però si parte con il botto, cioè si parte con un primo grande evento che loro fanno, che si chiama Global Health Summit, che significa un vertice globale che si occupa di salute e se ne occupa come se ne sono occupati fino adesso, e cioè intorno al tema dei brevetti, della proprietà intellettuale e quindi delle grandi questioni di Big Pharma, della farmaceutica. Noi siamo impegnati su questo, anche molti di noi, dentro una raccolta di firme che si chiama Iniziativa dei cittadini europei, che vi ricordiamo sempre di sottoscrivere, in modo che la Commissione europea sia obbligata a prendere in esame la proposta dei cittadini, 1 milione in tutta Europa, per mettere mano a questa questione dei brevetti, e continuamente rilanciamo l'idea, il bisogno che ci sia una sospensione almeno di questi brevetti. Adesso lo scoprono in tanti, anche una serie di premi Nobel, personalità che hanno avuto anche potere, ricordo Romano Prodi tra i firmatari, e hanno costruito invece un mondo un po' sbagliato. Ecco. E però il primo evento è questo che si svolge a Roma, di questo Global Summit, che è cogestito dal G20 con la Commissione europea. È un evento ambizioso per loro, e noi vogliamo essere anche noi ambiziosi e costruire, diciamo, dei controeventi.
Il 18 faremo una controvertice online con molte esperienze che verranno da vari paesi, dal Brasile a paesi europei, alle realtà italiane, con esponenti di movimenti che stiamo contattando. E poi stiamo lavorando per avere anche una capacità di mobilitazione in presenza. Il vertice si terrà o in presenza online, non sono ancora sicuri loro. Noi vorremmo provare a fare qualche cosa in presenza e siamo anche come movimento MOVAP proponendo a tutti e tutti di vedersi per discutere come fare un'iniziativa anche grande, se possibile, in quelle giornate romane, il 21, il 22. Vediamo quale sarà il momento più opportuno per farlo. Una larga mobilitazione unitaria, una convergenza anche di piazza, oltre a quella che vogliamo sviluppare online. Al centro di questa nostra riflessione, naturalmente, il tema della salute e dell'ambiente, perché è quello del Global Summit, ma in qualche modo teniamo conto del contesto più generale che abbiamo affrontato grazie al lavoro in particolare di Riccardo Petrella. Abbiamo prodotto un memorandum dei cittadini, per i cittadini, perché noi non riconosciamo i potenti, cerchiamo di autogestirsi. E questo memorandum l'abbiamo già sottoscritto in molti, ma è aperto alle sottoscrizioni di tutte e tutti, alle convergenze delle varie lotte che potremmo realizzare e che sono già in campo. L'ispiratore principale è Riccardo Petrella, che tutti conosciamo, a cui tutti vogliamo bene, questa fase impegnato in questa cosa splendida che è l'Agorà dei cittadini della Terra. E siccome l'ha scritto lui il memorandum, noi abbiamo partecipato nel nostro piccolo, gli lascio la parola. Dopo questo inizio, diciamo un po' militante, perché dobbiamo prepararci a costruire la mobilitazione a Roma e quindi cominciamo a fare appello, ad ascoltare, a prepararsi a muoversi. Riccardo, dici perché ci dobbiamo mobilitare? Beh, anzitutto ringrazio Roberto Morea e te per questa iniziativa di oggi nell'ambito dell'iniziativa MOVAP. E poi fa sempre bello piacere sentire che uno è voluto bene. Tu dici ti vogliamo bene, anch'io voglio bene, ti voglio bene, voglio bene agli altri. E penso che uno dei principi ispiratori della mobilitazione dei cittadini è per appunto la fraternità, la solidarietà, non è la rivalità. Ed è questo che ci distingue con l'iniziativa Move Up, che significa alzarsi, andare avanti, è che noi non, come tu hai detto, non vogliamo fare la petizione, noi non siamo dei questuanti partecipando in questi prossimi mesi attraverso una serie di iniziative. Non domandiamo niente al G20, ma vogliamo affermare l'autonomia di narrazione, l'autonomia di progettazione dei cittadini, perché è solo così che i cittadini possono andare avanti, possono alzarsi e possono costruire il loro divenire. Tu hai fatto riferimento già a varie organizzazioni in Italia, di diverse città italiane. Come Agorà degli Abitanti a Terra, noi abbiamo preparato anche il memorandum dei cittadini. E lo stiamo facendo perché il memorandum sarà rivisto, c'era un'ultima versione agli inizi di maggio, si comincerà a lavorare fra una settimana, con gli amici brasiliani. In questo momento loro contribuiranno al memorandum mettendo in rilievo cosa si deve fare nei rapporti tra il disastro ecologico e il disastro sanitario, perché come sapete il Brasile è particolarmente toccato anche a causa di dirigenti che sono non solo poco folli, ma che sono quasi criminali. Lo stesso per quanto riguarda il Quebec. Fra 2 o 3 giorni invieranno un documento nel quale tenteranno di vedere in che misura alzarsi, andare avanti, concepire un nuovo patto sociale mondiale. Debba passare attraverso una politica dura e forte contro l'armamento e contro le guerre. Vi ricordo che negli ultimi 20 anni le spese militari hanno raggiunto 21 mila miliardi di dollari. Ora, se pensate che l'anno scorso, prima della pandemia, il prodotto lordo mondiale, la ricchezza del mondo prodotta era di 88 mila miliardi. Pensare che
Certo, questo è un anno, ma pensare che abbiamo speso durante 20 anni 21 mila miliardi è quasi incredibile che noi si abbia accettato, che i cittadini del mondo abbia accettato questa cosa, è veramente inammissibile. Ed è per questo che quelli del Quebec stanno portando avanti quali soluzioni adottare per arrestare le spese militari, che sono una condizione che ostacolano la capacità dell'umanità oggi di pensare alla salute, di pensare ai diritti. E in Belgio stiamo lavorando per quanto riguarda le proposte di ripubblicizzazione dell'industria farmaceutica, cioè dire non solo tentare e proporre di battersi per l'abolizione dei brevetti sul vivente e sull'intelligenza artificiale, ma anche ripubblicizzare la ricerca, la scienza, la tecnologia e l'industria della salute, come anche ripubblicizzare l'industria dell'intelligenza artificiale, perché effettivamente stiamo parlando ora del cuore solido, principale del bloccaggio che impedisce alla società umana, all'umanità, di essere d'orientamento, di essere in un certo senso padrona del proprio divenire, mentre oggi attraverso i brevetti i padroni della vita, i brevetti sul vivente e i brevetti sull'intelligenza artificiale, che sono oramai più di 120.000 brevetti, immaginate, non c'è più nessun angolino della vita o dell'intelligenza artificiale che non sia diventato proprietà privata, anche se limitata per 20 anni, ad opera di imprese il cui scopo è unicamente la potenza finanziaria e la potenza commerciale e il dominio dei mercati. Quindi in Brasile, in Quebec, in Francia stanno lavorando per quanto riguarda i rapporti tra la politica della salute e l'educazione della gente, e in Belgio la ripubblicizzazione del virus. Ecco, questi sono i momenti che ancora stanno lavorando per Move Up 2021 e giungere al memorandum dei cittadini. Un memorandum che in fondo è già una svolta storica rispetto ai cahiers de doléances del 1792, quando fu veramente in Francia, ci fu questo movimento terribile, la convocazione dei tre stati della società. Possiamo vedere che oggi il mondo, i dominanti non vogliono avere nessun stato generale dei cittadini e degli abitanti. Ci vogliono separati, ci vogliono che ciascuno agisca soprattutto a livello locale. Sono felicissimi i dominanti quando noi diciamo la soluzione a livello locale, perché poi così si lascia ai dominanti le soluzioni a livello mondiale. Ora, l'imbricazione fra il locale e il mondiale è terribile. Non c'è locale senza mondiale, non c'è mondiale senza locale. Noi per il momento ci inseriamo nella svolta mondiale, perché abbiamo accettato la sfida che il nostro divenire, il mio, il tuo, il vostro, quello di 8 miliardi di gente, è un divenire che deve essere fatto insieme a livello mondiale e non attraverso la difesa cittadini europei, cittadini italiani o cittadini americani o cittadini cinesi, eccetera. E come purtroppo sappiamo bene, anche parte importante della nostra classe politica, che è molto scadente, una classe politica egoista, una classe politica razzista in un certo senso da un punto di vista della storia dell'antropologia degli esseri umani sulla Terra. Beh, noi ci posizioniamo in questa ricerca di trovare soluzioni che devono essere fatte a livello mondiale attraverso istituzioni democratiche mondiali, non attraverso i G20, non attraverso i mercati finanziari dei robot, non attraverso i forum mondiali dell'acqua dominati dalle grandi imprese. Le soluzioni mondiali devono essere partecipate, devono essere i popoli. E per questo oggi viviamo in un dramma terribile, quello della perdita totale, se mai c'è stata veramente, perdita totale della sovranità dei popoli. I popoli non hanno nessun potere. I poteri ce l'hanno le imprese,
e solo alcuni stati enormi, sia dal punto di vista del potere militare come gli Stati Uniti, o da un punto di vista della popolazione come la Cina e come l'India, ma la Cina sta entrando anche come stati potenti da un punto di vista militare ed economico, perché spiega questa aggressività terribile degli Stati Uniti contro la Cina. La Cina è il peccato di svilupparsi, è un peccato, è l'essa maggestà, svilupparsi e mettersi al posto dell'imperatore attuale, degli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti bruceranno il mondo, gli Stati Uniti condurranno il mondo alla catastrofe pur di salvaguardare la loro leadership, la loro supremazia e la loro egemonia, che in fondo non è altro che il loro dominio. E ricordate quella bella canzone anarchica della fine del XIX secolo, che diceva: non c'è pace fin tanto che l'un sull'altro impera. E gli Stati Uniti oggi rappresentano uno dei più grandi pericoli del mondo, perché non vogliono la pace, vogliono mantenere il dominio, partendo dalla scienza, partendo dalla tecnologia, partendo dalla violenza, che sono le armi. In questo contesto, allora, noi come Move Up, il 18 maggio, tenteremo di andare al cuore di ciò che oggi crea questo mondo dominato dal dominio, dall'inevitabilità del dominio, che ci sono sempre i più forti e che la forza ha il diritto e non è il diritto che ha la forza. E vogliamo per appunto tentare con il memorandum, che appunto è l'espressione invece di una volontà creatrice, di gettare le basi a livello mondiale per un movimento, un processo fatto insieme con gli africani, quelli del Senegal, con gli iraniani, con gli irachiani, con i vietnamiti, con i cinesi, con i russi, che fanno parte in parte un po' anche dell'agorà degli abitanti della Terra, per un patto sociale mondiale che veda praticamente eliminato uno dei fattori principali del dominio, che sono veramente l'appropriazione privata sulla vita. I brevetti sono lo strumento più potente che il capitalismo mondiale è riuscito a darsi, con il sostegno aperto anche di stati detti democratici. I brevetti hanno dato il potere, i signori del mondo sono coloro che detengono i brevetti. Riprendendo quanto detto prima e poi termino, perché in fondo la Cina è considerata dagli Stati Uniti un primo? Perché Huawei da sola ha 18.000 brevetti sull'intelligenza artificiale, da sola, 18.000 su 120.000. E quindi questo spiega perché i brevetti sono importanti, e che non bisogna essere anche soddisfatti solo della soluzione o sospensione provvisoria, perché la sospensione provvisoria sì, può essere interessante e sarà un passo avanti importante per i miliardi di popolazioni escluse, però è provvisoria, non incide sul principio fondamentale che il motore di regolazione legittimo del mondo è la proprietà privata sulla vita. Ed è lì che dobbiamo lavorare, è lì sul quale dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere non tentativo di essere concreto, pragmatico, di accontentarci di una sospensione provvisoria su un tema o l'altro, su quel vaccino o su quell'altra cosa. Dobbiamo essere radicali, dobbiamo andare alle radici. La radicalità è sempre stata la forza del più debole, e noi oggi siamo i deboli. Noi, anche i movimenti associativi, guardiamo un pochino cosa ha fatto il Forum Sociale Mondiale, poveraccio, alcuni dominanti interno al forum l'hanno un pochino indebolito. La radicalità deve essere la grande forza, lo spirito della mobilitazione cittadina. Non ci si possono fare compromessi. Non si può fare compromessi con l'inammissibile. E oggi abbiamo tante cose inammissibili. I brevetti,
la competitività, le guerre, i razzismi, prima me, è tutto questo che un piccolo, no, da noi il 18 maggio vorremmo mettere in evidenza. E spero che il memorandum dei cittadini, che sarà il risultato prima del 18 maggio di tutti questi rapporti con le connessioni che abbiamo con, in Italia e negli altri paesi, ci possa dare una soddisfazione di essere contenti, di dire che in fondo anche noi vogliamo bene a tutti gli altri. Riccardo, ti fermo un attimo, faccio io un po' da spartitraffico, abbiamo deciso con Roberto Madera che stavolta lo faccio io. Innanzitutto, guarda, io sentire un intellettuale, ma insomma un compagno, posso dire così, radicale, mi si apre il cuore, perché qui c'è una corsa semplicemente a fare i suggeritori del principe, e quindi questa cosa che tu fai di dire invece noi parliamo per noi è assolutamente fondamentale. E l'altra cosa è che sei uno dei pochi che indica il nemico, ormai è quasi una categoria scomparsa, c'è tutta gente a cui dobbiamo spiegare perché, e invece ci sono dei nemici, sono degli avversari, sono quelli che hanno il potere e non hanno nessuna intenzione di mollare. Allora faccio da parte di traffico, metterei adesso diciamo in corsia Rosa Rinaldi, che segue sempre con noi il Transform perché partecipa, però la voglio presentare anche per quello che è, perché è della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista, responsabile della sanità, e quindi questa mobilitazione tra l'ICE e questa mobilitazione del 18-21, quei giorni di maggio, è un impegno fondamentale, credo, no Rosa, che tu stai assumendo insieme a tutta la rifondazione, naturalmente con tanti altri soggetti, ma insomma oggi c'è lei, e quindi chiederei a lei di interloquire un po' con Riccardo, e poi c'è Roberto Russo che insomma ti stima molto e ti vorrà chiedere qualche cosa. Rosa. Ma sì, intanto è davvero una soddisfazione poter sentire parole come quelle che hai detto tu, Riccardo Petrella, ma anche il modo in cui lo dice. Io penso che noi dovremmo anche ritornare ad una semplicità di linguaggio nel dire le cose, perché spesso, per esempio, io faccio politica, non parlo di me soggettivamente, ma spesso sembriamo proprio anche noi fuori da quello che è il contesto sociale, le parole che si sanno dire e che si capiscono, la semplicità anche con cui messaggi così importanti come quelli che tu qui ci hai detto e che arrivano a chiunque avesse voglia di ascoltarti, voglio dire. Insomma, è una soddisfazione. Mi unisco a Roberto Musacchio nella gioia e nell'apprezzamento, che è davvero sincero. Ora, io penso che questo 18 maggio è importante, così come sarà importante, come si diceva all'inizio, provare anche a trovare le occasioni per ritrovarsi. Ci sono alcuni che ci provano, insomma, per ritrovarsi anche in piazza, fisicamente, con le distanze necessarie. Perché? Perché l'urgenza è tutta davanti a noi, lo dicevi tu, Riccardo. Insomma, qui in gioco c'è la vita, ma c'è la vita per davvero, c'è la vita e c'è il capitale dall'altra parte, c'è la vita e ci sono gli interessi dei grandi monopoli, diciamo, commerciali. C'è la vita da una parte e capiamo che abbiamo ragione quando combattiamo contro i trattati di commercio, contro la segretezza che questi trattati di commercio hanno. E a me pare che si ritorni a quanto, diciamo così, 200-250 anni fa altri al nostro posto hanno ottenuto, quando appunto hanno tolto i bambini dalla fabbrica e hanno quindi ripreso in mano, no, pezzi di vita, così come quando hanno tolto spazi di tempo al capitale, al padrone, perché così si chiama, e hanno conquistato la riduzione dell'orario di lavoro, la giornata tripartita, 8 ore per lavorare, 8 ore per lo svago, 8 ore per riposare. Cioè, quindi erano delle rivoluzioni che davano senso e ragione al fatto che bisognava riconquistare, riprendersi in mano parti della propria vita.
Quindi a me pare che tutto ciò torni perché appunto i brevetti che sembrano una questione lontana dalle persone, diciamo comuni, cioè dalle persone normali che lavorano, che vanno a scuola, che studiano, invece vediamo che appunto la mercificazione di tutto, compreso della vita, è la discussione che stiamo facendo. La questione dei brevetti non è una questione, come posso dire, neutrale che fai se sia giusto o non sia giusto avere la proprietà intellettuale. Dipende, dipende perché diciamo, la vita non è merce e la questione dei farmaci e dei vaccini non può essere paragonata alle merci ed è la ragione per cui noi abbiamo avviato una campagna molto importante quando diciamo nessun profitto può essere ottenuto sui vaccini e sulla vita delle persone. E che la vita delle persone va salvata, va messa in sicurezza ovunque, nei paesi ricchi come anche nei paesi poveri. Insomma, io così nell'interloquire con quanto tu ci hai detto, a me pare che torni e quindi questa occasione del summit, del G20, della possibilità di rimettere insieme e far ricircolare i nostri contenuti in un qualche modo ci propone quello che Genova già ci propose, ovvero che noi abbiamo assolutamente la necessità di agire localmente e pensare globalmente. Il vaccino di questo ci parla. Grazie Rosa. Riccardo, un'interlocuzione con Rosa? Sì, io trovo interessante quello che anche Rosa ha detto, di tentare di recuperare una capacità di discorso che parli della quotidianità della vita e che sia in sintonia con le preoccupazioni della vita quotidiana della gente, perché noi in fondo abbiamo un grande compito che sarà difficile, è quello di recuperare la narrazione sulla vita. Quando i dominanti sono riusciti a imporre il fatto che la vita deve essere vissuta perché bisogna rispettare e promuovere la crescita economica, questa è una narrazione a crescita economica che ha vinto. E la gente lo vede perché poi ha delle conseguenze concrete sul lavoro, perché pretestuosamente i dominanti dicono che se non c'è crescita economica non c'è lavoro, invece è proprio perché fanno la crescita economica che c'è la disoccupazione, che c'è ci sono tutti i problemi delle questioni sociali, eccetera. Trovo interessante quello che ha detto Rosa, quindi il fatto che anche Rifondazione abbia lanciato la campagna, appoggi molto il fatto della opposizione netta ai brevetti, mi sembra che sia di grande valore. Grazie Riccardo, Roberto. Scusate, ero scomparso io un attimo, riprendo il mio ruolo e ti faccio interloquire con Roberto Rosso, che è un altro dei compagni che collabora con Transport. C'ha questa caratteristica, Roberto, che si occupa di digitale e contemporaneamente è un militante territoriale del suo territorio, Colleferro, che è un concentrato di tutte, diciamo così, le nefandezze che si possono commettere su un territorio. Insomma, allora questo rapporto tra il territorio e il digitale, diciamo, ci interroga molto. Gli lascio la parola in modo che possa interloquire con lui, ricordando a tutti che dobbiamo chiudere alle 17:50 per passare la linea ai nostri compagni di Venezia, dove Morea e Petrella continueranno a farci compagnia. Certo, intanto volevo dire che questo focus che ha fatto Riccardo, da una parte sulle tecnologie della vita e dall'altra sull'intelligenza artificiale, mi sembra fondamentale. Ricordo peraltro di aver seguito Riccardo, oltre a tutto il percorso dei forum sociali, anche quando, come dire, tutto il suo lavoro nei decenni sul technology assessment fatto a livello europeo, per cui ha, come dire, un lungo percorso col programma FAST negli anni del secolo scorso, nel seguire una valutazione della tecnologia che non fosse
semplicemente a livello della sua produttività a livello economico, ma proprio complessivamente in tutti i suoi effetti. Ovviamente questa valutazione, questo assessment della tecnologia, oggi è, come dire, tecnologia che ha avuto uno sviluppo, diciamo, più che esponenziale, diventa essenziale. Appunto, Riccardo parlava anche io dei social forum, voglio dire, io personalmente, come dire, all'inizio di questo secolo ho vissuto quel periodo, l'ho vissuto partecipando ai social forum a livello mondiale, europeo, finché ho potuto, e contemporaneamente nei movimenti italiani, quindi ho vissuto questo rapporto tra il locale e il globale. E quindi la capacità che io poi cerco di riprodurre, perché, come dire, sono un militante, oggi dice attivista, fortemente radicato nel locale sulle questioni, appunto, che legano le questioni ambientali, climatiche e sociali, insomma. E il movimento del forum sociale alle persone come me che appartengono a un'altra, alla generazione dei movimenti del secolo scorso, ha insegnato appunto questa capacità di mettere assieme i movimenti locali e costruire un movimento globale. Ora arrivo alla domanda. La questione, diciamo, c'è una distanza crescente per questo sviluppo esponenziale di tecnologie, diciamo, tra noi, tra ciò che viviamo e questo empirio, oserei dire, di questo governo delle tecnologie, governo che da una parte è lontano, dall'altra è vicinissimo, perché incide profondamente sulle nostre vite. E allora la mia domanda è appunto, che non richiede una risposta immediata, cioè mi sembra che noi abbiamo questo problema di ricostruire questo nesso, di condivisione della conoscenza a livello locale pervasivo, quindi unire il livello locale e il livello globale con questa intelligenza collettiva. Chiudo dicendo che questa intelligenza collettiva, che paradossalmente le tecnologie permetterebbero di sviluppare, ebbene queste tecnologie invece attraverso i media sociali sembra che sviluppino il contrario, cioè l'impulso l'immediatezza, non la riflessione, le bolle e non la cosa. Ecco, quindi diciamo, la mia è un'interrogazione sulle condizioni di oggi rispetto a questo problema posto dalle tecnologie. Grazie a Riccardo. Roberto, e magari proprio tu, Riccardo, l'unica cosa che dico è che Roberto ha attraversato i secoli, ma in realtà Riccardo è molto giovane, è entrato in commissione che era praticamente bambino e quindi è giovanissimo. Ma Riccardo. Però grazie, ha un curriculum straordinario. Grazie di dare il bambino a qualcuno che si avvicina agli 80 anni, fa molto, molto piacere. E ringrazio Roberto Lusso per il ricordo del periodo a livello europeo dei lavori che si faceva sulla valutazione e la prospettiva in materia di scienza e tecnologia, e per appunto ho diretto alla Commissione europea per quasi 20 anni. In effetti oggi il grosso problema è la scienza. Ecco perché è importante il brevetto. Cioè dire, perché oggi la scienza è importante? Non perché è potente o altre cose. Perché è diventata la base della legittimità del valore del buono, di ciò che è giusto, corretto, necessario, inevitabile. Prima c'era Dio. E ora sempre di più, negli ultimi 50 anni, si è imposto l'idea che è la scienza. E come l'hanno fatto? Beh, ricordatevi che a partire dagli anni 80 si cominciò a parlare di knowledge-based society, di società basata sulla conoscenza, di knowledge-driven economy, l'economia guidata, spinta, e la conoscenza è diventata sempre di più il fattore detto produttivo della crescita. Non fai crescita se non fai innovazione scientifica.
E questa innovazione scientifica non fa crescita se non si trasforma in innovazione tecnologica, sia in termini di nuovi prodotti, di nuovi servizi, ma soprattutto di nuovi processi di produzione, nuovi processi di servizi. Questo serve i robot, tra le altre cose. Ed è questo allora che il legame che noi facciamo anche nel memorandum dei cittadini sa scienza e politica della salute, è che i dominanti, basandosi su queste oramai idee che sono state da loro diffuse e accettate da tutti quanti, oggi ci troviamo in una situazione in cui la scienza ha ragione, crediamo che la scienza ha ragione. Guardate un pochino come si sta pilotando la gestione della vaccinazione e della salute e della lotta contro la pandemia. Gli scienziati. Addirittura il politico dice che non fa politica, ma che non fa altro che seguire gli ordini giusti, ragionevoli, che gli scienziati danno. E addirittura il politico ricava la sua legittimità ad essere un buon politico nella misura in cui applica coerentemente gli ordini degli scienziati. Vi ricordate a Natale quando si annunciò Pfizer, annunciò che il suo vaccino era stato brevettato? Tante caricature nel mondo, in tutte le lingue, mostrarono che i tre magi che andavano verso la vita, la nascita, verso il bambino, no? Erano chi? Tre cammelli condotti da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. E questa la gente non ha riso, non ha detto ma questo è ridicolo. La gente aveva accettato, quasi metabolizzato, l'idea che oggi i magi sono gli essenziali, che portano l'essenziale della vita, del senso della vita. Questo deve essere combattuto, perché allora attraverso i brevetti l'appropriazione privata della conoscenza significa che la scienza non sarà mai valutata apertamente. Tra l'altro, qual è il punto centrale di tutto? Che i brevetti garantiscono il segreto. Cioè, noi non sappiamo in fondo quali sono le formule, nessuno oggi, salvo quelli che hanno brevettato, sanno quali sono in materia di, per esempio, di utilizzazione dei processi biotecnologici, non sanno quali sono i passaggi attraverso i quali si fa sì che una mutazione genetica diventi una creazione di mutazione nuova, positiva. Loro lo sanno, c'è una formula, però non la dicono. E il brevetto si basa sul fatto che c'è il monopolio assoluto ed esclusivo durante 20 anni della licenza. Solo i detentori del brevetto possono condividere. Quando addirittura l'Organizzazione Mondiale della Salute, l'Unione Europea e altri paesi hanno lanciato la risposta mondiale al coronavirus, ci fu un appello alla condivisione della ricerca e dei risultati delle ricerche effettuate. Nessuna, lo dico chiaramente, nessuna impresa farmaceutica ha risposto positivamente alla condivisione delle conoscenze. E ora fanno accordi commerciali fra di loro per produrre, ma sempre su base di licenza riservata e tra loro. Lì è il problema, che quindi al cittadino è stata levata ogni opportunità anche di sapere, con l'aiuto dei poteri pubblici, perché poi i contratti garantiscono la segretezza, perché se dovesse essere condivisa, pian piano si perderebbe il vantaggio commerciale e il vantaggio finanziario, perché in fondo noi sappiamo benissimo che i brevetti non sono uno strumento di salvaguardia delle conoscenze e di un utilizzo pertinente nell'interesse di tutti di queste conoscenze. I brevetti servono per salvaguardare il monopolio finanziario e industriale dei detentori dei brevetti. Servono a mantenere il monopolio.
servono a eliminare la concorrenza, servono a impedire che ci possa essere la concorrenza. Ed è questo che io non ho mai capito, anche quando tu facevi riferimento al periodo dei FAST. La mia attività a FAST, la KIP FAST, era sotto la responsabilità del Presidente della Commissione. E non ho mai capito come gli Stati membri potessero accettare quest'idea, che i poteri pubblici delegavano il totale potere di decisione dei soggetti privati, e riconoscendo l'esclusività del segreto. Pur, e questo è ancora poi paradossale, pur il fatto che sono i poteri pubblici, e anche in questo, gli ultimi vaccini, sono i poteri pubblici che hanno finanziato la ricerca. Le imprese private, Pfizer, AstraZeneca, non hanno finanziato niente. Sono i poteri pubblici che attraverso l'università, attraverso i contatti tra università e privati, attraverso la ricerca applicata e non solo la ricerca fondamentale, attraverso i programmi di finanziamento dell'innovazione tecnologica, attraverso il finanziamento pubblico degli start-up, attraverso il finanziamento pubblico fondato sulla detassazione, sugli incentivi fiscali. Le imprese oggi, Pfizer, dovete saperlo se non lo si sa, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, tutte queste imprese non hanno speso un soldo per quanto riguarda la ricerca. E hanno già tutto gratis praticamente, perché gli Advanced Market Commitments che i poteri pubblici hanno firmato quando si sono impegnati a pagare 1 miliardo di dosi di un vaccino, quando ancora questo vaccino non esisteva, loro, le imprese attuali, vanno sul mercato senza nessun rischio, non hanno nessun rischio nel mettere i loro... Addirittura i poteri pubblici gli hanno garantito la non responsabilità civile e penale in caso di incidenti, in caso di fenomeni legati alla cattiva qualità e alla scarsa conoscenza che loro stessi hanno dei brevetti che garantiscono, dei vaccini che garantiscono in teoria di essere sicuri. Il dramma oggi non sono tanto i Pfizer o Moderna o AstraZeneca, perché loro fanno il loro business, loro lo fanno, sono i poteri pubblici che hanno accettato di schiavizzarsi rispetto agli interessi delle grandi imprese. Perché? Perché la crescita economica dipende dalle grandi imprese, è una crescita economica che sappiamo che poi non è, perché è tutta devastatrice, eccetera. Però il semplice fatto che devono avere i poteri pubblici, devono avere le imprese che fanno crescita economica. E quindi i poteri pubblici accettano di sottomettersi al diktat, all'impero, al dominio dei knowledge-based companies, knowledge-driven economy, knowledge-based innovation, knowledge-based market, di smart market. Cos'è la smart city, la smart impresa? È la città basata sulla conoscenza, l'impresa basata sulla conoscenza. E noi abbiamo adottato tutti questi concetti. Ecco perché nel memorandum, tra le 10 impegni che noi proponiamo, ci sono 3 che sono attorno alla scienza e alla tecnologia. Noi proponiamo la ripubblicizzazione della ricerca e la cessazione dell'investimento pubblico per produrre ricerca, per poi dare i risultati di questa ricerca sotto forma di brevetto alle imprese che le utilizzano unicamente a scopo di lucro. Bisogna ripubblicizzare la tecnologia e il mondo dell'universo tecnologico. Un esempio, ma perché noi abbiamo privatizzato i politecnici, le università politecniche? Perché oramai tutti i grandi programmi di ricerca che sono stati fatti dalle università sono sottomessi agli orientamenti delle imprese. Voi sapete, per esempio, la facoltà dell'ingegneria, una facoltà di chimica, una facoltà
di medicina, che i membri del board della facoltà sono imprese o professori che sono stati finanziati, apparentemente finanziati, dalle imprese, con i contratti con le imprese, e soprattutto che hanno contratti militari, perché una delle principali fonti dello sviluppo scientifico e soprattutto poi tecnologico sono effettivamente le ricerche in campo militare. Un esempio, e poi credo che devo chiudere, l'anno scorso il numero più grande di brevetti depositati sul campo dell'intelligenza artificiale è stato nel campo della visione robotica. Cosa significa visione robotica? Non tanto robot per essere in ospedale o robot per accompagnare la gente, ma la visione robotica dei robot soldati. Cioè dire, e lì ritorno al ruolo dei poteri pubblici, è il ruolo quindi dei cittadini, che dobbiamo recuperare la res pubblica. Noi cittadini dobbiamo recuperare il controllo dei poteri pubblici, non accettare che i poteri pubblici siano sempre di più e sempre di più privatizzati, per cui oggi lo Stato non è pubblico, lo Stato è privato. Ebbene, la visione robotica è per aumentare e accelerare la capacità dei robot soldati, in modo che fra poco si pensa che di poter fare la guerra ai robot, e che sarebbe un grande progresso morale, dicono i difensori dei robot soldati, perché allora non si farebbe morire la gente, i soldati non sarebbero umani, però i robot possono distruggere tutto, possono distruggere gli altri, i civili, la natura, tutto. La revisione robotica è alla base di tante poi applicazioni che saranno nelle visioni robotiche domestiche. E queste sono queste cose che dobbiamo rompere. Bisogna anche poi lì la politica dell'educazione rispetto alla salute, e fa capire agli adulti, non ai bambini, fa capire agli adulti queste cose, che è importante avere la capacità di valutazione collettiva del significato delle conoscenze dette scientifiche che noi siamo capaci di produrre. Ed è lì allora la strategia del finanziamento. Per cui una delle proposte, lo ripeto, fra le tre che sono sulla scienza e tecnologia, è un piano mondiale della scienza per la vita. Noi proponiamo nel memorandum un piano mondiale per la scienza e per la vita, e sbloccare ancora una volta tutti questi impedimenti che hanno asservito la scienza al potere dei potenti. Grazie Riccardo. Adesso sono io che devo chiudere, nel senso che devo consentire a te e a Roberto Morea di raggiungere i compagni di Venezia. Io ti devo dire personalmente che tu mi hai vaccinato quando sono entrato in Parlamento europeo dall'essere tra gli ammiratori di Jacques Delors, che era una malattia molto diffusa a Bruxelles, cioè gli ammiratori di Delors. E avendo parlato spesso con te, sapevo insomma che invece con quella commissione, che tu non hai detto il nome, lo dico io, del tuo presidente, cambia un po' la natura dell'Europa, dall'Europa che si caratterizza come modello sociale all'Europa che si caratterizza attraverso la crescita, affidando la crescita alla competizione, all'innovazione, e in fondo a chi comanda sull'innovazione e la competizione e la crescita, che sono le imprese. Questa scelta ci consegna l'Europa di adesso, dove pensa e scrivono che non controllano la catena del valore. Se la sono persa per strada ai tuoi tempi, forse se facevi te il presidente della commissione non l'avremmo persa, però almeno hai salvato me e mi hai consentito di far meglio il parlamentare europeo. Poi io anche un po' vaccinato dalla nostra lotta contro il nucleare, che ci aveva insegnato che la scienza deve essere democratica, deve essere una comunità, deve essere conoscenza, e tutte le cose che ci siamo detti e che tu ci hai insegnato, soprattutto a individuare l'avversario.
lo dobbiamo individuare, perché se non c'è l'avversario non si capisce che cosa dobbiamo fare. Io ricordo che noi lavoriamo insieme a molti altri a queste mobilitazioni. Il 18 avremo una giornata di contro G20 online che manderemo in onda da Transform e da tutti gli altri che lavorano a condividere. E poi stiamo lavorando per una mobilitazione unitaria in piazza, perché ci piacerebbe fare anche una cosa in piazza, Riccardo. Tu l'hai fatta l'altro giorno a Bruxelles sotto la neve, lo so, e noi speriamo di farla sotto il sole. E per quelle giornate lì abbiamo lanciato un appello a tutti, lo lanciamo anche da questo momento, da qui a dire: convergiamo tutti quanti insieme, mettiamoci insieme per individuare l'avversario e costruire un processo di liberazione, anche visto che siamo vicino al 25 aprile. Grazie a tutte e tutti, e mi raccomando, non vi perdete adesso Morea e Petrella sul canale della Società della Cura di Venezia. Grazie, ciao. 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 No, ciao. Il dominio dei Roberto è importante. Abbiamo avuto Roberto Russo, Roberto Mazzacco, c'è ancora Roberto Morea. Qui è un problema di generazione.